Beer and Food Attraction 2019, ci troviamo nell'area dedicata all'Oreca Meeting organizzata da Italgrob e siamo allo stand di Conserve Italia in compagnia di Gabriele Angeli, il responsabile marketing Oreca, che intanto invito a salutare, benvenuto. Grazie a voi. Gabriele, come mai siete qui in quest'area? Allora, l'International Oreca Meeting è questa, diciamo, occasione di incontro fra il mondo del beverage e della distribuzione, arrivato ormai alla sua 8ª edizione, per noi è un appuntamento storico, partecipiamo già dalla prima edizione di Roma e devo dire è un modo di incontrare, un'occasione di incontrare e di confrontarsi col mondo della distribuzione, presentandoci con tutte quelle che sono le nostre novità, le nostre politiche commerciali, di marketing relative a questo per noi fondamentale canale di vendita. Avete lo stand piuttosto piccolo ma estremamente concentrato e con tante novità. Quali sono? Ma le novità che presentiamo quest'anno in questo canale sono, diciamo, sempre molto per noi fondamentali. Allora, innanzitutto siamo entrati in un mercato per noi completamente nuovo, che è quello dell'impulso con la frutta secca, quindi abbiamo lanciato delle bustine da 25 grammi per il canale bar, fondamentalmente vendute in espositore a marchio Valfrutta, Frutta e Vai, e parliamo di noci, mandorle, mix di frutta secca sempre più, diciamo, importanti per il consumatore, visto che rientrano anche un po' nelle moderne tendenze di consumo, anche consigliate dai nutrizionisti e quant'altro. Quindi entriamo in questo importante canale, fermo restando che noi, essendo produttori di food and beverage, non trascuriamo ovviamente, per quanto riguarda la parte beverage, il nostro marchio Yoga, dove siamo presenti fondamentalmente con la linea Arte del 100%. Cosa significa? Una linea di succhi di frutta e verdura completamente senza zucchero, senza zuccheri aggiunti, quindi contengono solo gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta o nella verdura. Prodotto fortemente innovativo, che va incontro appunto anche a queste esigenze di un consumatore che cerca di ridurre il consumo di zucchero nella sua alimentazione. Novità non si fermano qui, abbiamo rinnovato per quanto riguarda Valfrutta Bio, che è un altro prodotto per noi fondamentale nell'ambito del beverage, la bottiglia per il canale bar, quindi una bottiglia col tappo twist off, quindi maggior contenuto di servizio rispetto al prodotto precedente. E da pochi mesi a questa parte siamo entrati anche nel mondo, diciamo, della mixability con delle bevande sodate a marchio Bitter Salfa, che è un nostro marchio storico del 1956, che abbiamo recuperato andando a recuperare vecchie ricette e adattando anche ricette nuove per il mondo della miscelazione, quindi parliamo di toniche, ginger beer e quant'altro, insomma. Per cui le novità ovviamente per noi sono sempre il nostro pane quotidiano che cerchiamo di portare in questo canale che, ripeto, resta per noi uno dei canali fondamentali di vendita. Non siamo presenti solamente all'International Oreca Meeting perché abbiamo uno stand anche nell'area food, dove invece diciamo, presentiamo prevalentemente i nostri prodotti nell'area food service, e qui parliamo di Cirio e di Valfrutta, marchi fondamentali nel mondo della ristorazione. Ebbene, per chi desideri entrare in contatto con voi, che siete comunque estremamente presenti in modo capillare sul territorio, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere per avere magari maggiori informazioni o avere un contatto commerciale? Certamente, è sufficiente entrare nel sito www.conserveitalia.it, dove ci sono tutti i riferimenti per entrare in contatto con noi, che comunque, come giustamente diceva lei, siamo presenti su tutto il territorio nazionale in maniera molto capillare e importante. Grazie. Grazie a voi.